Seconda gara in programma sulle strade di Nuvolento. In palio sempre il primo trofeo carriera podium e a darsi battaglia la categoria donne allieve. Anche la prova per le più grandicelle è valida per l'assegnazione del titolo provinciale e consegna della relativa maglia. Una cinquantina le iscritte in rappresentanza di una quindicina di società. 44 km in programma e stesso tracciato che ha visto impegnate le compagne della categoria esordienti. Primo serio attacco di giornata con la portacolori della formazione bergamasca Valcar, Marta Rivellini, al comando in perfetta solitudine, con un vantaggio non particolarmente rassicurante, mentre dietro, sul gruppo, le prime avvisaglie di un tentativo di inseguimento. Dopo vari allunghi guadagnano vantaggio e si riportano sulla testa con il dorsale 123 Elisa Paganelli del team Villongo in compagnia di Barbara Malcotti del team Nuvolento e favorita di turno che non perde certo tempo e allunga proprio all'inizio del tratto più impegnativo dell'intero percorso, mettendo in difficoltà le compagne di fuga che procedono con il proprio passo. Tutta sola quindi Barbara Malcotti quando all'arrivo mancano ancora una ventina di chilometri. Passo spedito e voglia di conquistare la terza vittoria stagionale sulle strade di casa sono una forte motivazione e le gambe le rispondono a pieno. Precedentemente la ricordiamo sul gradino più alto del podio nel mese di giugno nella giornata rosa-azzurra di Bedizzole e nel campionato regionale di Cesano Maderno. Passista di spessore Barbara Malcotti, spesso in avanscoperta nella ricerca di vantaggio. Attaccante naturale, spesso fin troppo generosa, non ha certamente raccolto quanto seminato nella sua breve carriera, ma mezzi fisici e classe con il tempo le permetteranno di raccogliere i risultati sperati. All'inseguimento della portacolori del team Nuvolento, in verità senza particolare accanimento, troviamo le compagne di fuga precedentemente citate, che nel frattempo vengono raggiunte da Sveva Bianche, tesserata per la formazione Riders Team Pavia, mentre la parte restante della corsa sembra praticamente disinteressata all'inseguimento e procede, diciamo, ad una velocità turistica. Sorridenti e comunque felici di praticare lo sport più bello del mondo, sotto il sole estivo di questo mese di luglio. Continua la propria azione nel frattempo Barbara Malcotti. 1:17 il tempo da lei impiegato per concludere la prova, che hanno fatto calcolare la significativa media di 34,597 km orari. Si conclude così questa prima giornata intensamente dedicata al ciclismo femminile, organizzata dal Team Nuvolento con due belle vittorie in fotocoppia che hanno di fatto premiato la società organizzatrice nel migliore dei modi. Ultime pedalate per Barbara e a farle compagnia gli applausi di tifosi e amici presenti addirittura d'arrivo. Sprinta 2 per la seconda piazza con Bianchi Sveva, Riders Team Pavia che precede Rivellini Marta del Team Valca. Quarta posizione per Paganelli Elisa della Villongo che giunge in zona traguardo con un ritardo di 2:15. Quinta piazza per Margheritis Sara del team Valcar a 2:38. Sesta classificata ancora una maglia Villongo, si tratta di Vecchi Giorgia che giunge in zona arrivo dopo 3:12 dalla vincitrice. Sprint per la settima piazza, vincente di Emanuela Zanetti davanti a Santi Elisa, Pianeta Rosa, Geppi Leonora, Ciclistica Cecina e Paco Mova Margarita dell'Accadeo. Emanuela Zanetti del team Nuvolento conquista il titolo provinciale. Barbara Malcotti, una vittoria cercata, voluta e ottenuta con la testa d'argine del corridore vero. Sei scappata dopo 4 giri e per gli altri non c'è stato più niente da fare. Sì, volevo questa vittoria anche perché il percorso mi piaceva e poi era la gara organizzata dalla squadra e ho visto che comunque le ragazze in salita non riuscivano a tenermi. E dopo che sono riuscita a rientrare sulla ragazza della Valcar ho provato ad andare via da sola, è andata bene. La ragazza della Valcar era Marta Rivellini che poi ha fatto gruppetto con altre due atlete alle tue spalle, ma tu sei stata irraggiungibile. Ancora più indietro il gruppo che ha praticamente, come si dice in gergo, tirato i remi in barca. Sì, io ho dato tutto fino alla fine anche se sapevo che avevo oltre 1 minuto e niente.
Insomma, davvero una vittoria, una giornata speciale per il tuo team Nuvolento, la tua società ormai da diverso tempo, una vittoria da dedicare a tutti i dirigenti di questa fantastica formazione. Sì, oggi la dedicavo a tutti gli sponsor, a tutta la squadra e all'allenatore. Zeno Mombelli, allora le giornate perfette come quella di oggi esistono, un'organizzazione, quella del vostro, del tuo team Nuvolento, davvero da 10 più e due gare esordienti a Lieve con una Masetti davvero stratosferica e una Malcotti che l'ha imitata davvero da grande atleta. L'organizzazione è perfetta, si ringrazia il presidente e tutto lo staff del Nuvolento che mi è stato veramente vicino. Per quanto riguarda le gare le abbiamo preparate alla perfezione, la Masetti e la Malcotti non le scopriamo oggi, comunque anche a chi ha spianato la strada loro due è stata fantastica. Vincere in casa ha sempre un sapore speciale, a brevissima distanza da un titolo tricolore magari sfuggito, ma vincere qui a Nuvolento forse vale di più. Una maglia tricolore è una maglia tricolore, vincere in casa fa sempre piacere, è stato bello anche un podio, dai, va bene così. Emanuela Zanetti, oggi hai alzato le braccia sul traguardo, non hai vinto, ti ha anticipata la tua compagna Barbara Malcotti nella festa della vostra società, ma hai alzato le braccia perché hai vinto la grande titolo provinciale. Sì, è stata una grandissima gara, quest'anno abbiamo fatto la doppietta sia con gli esordienti che con gli allievi e poi ho alzato le braccia per dire che ero campionessa provinciale.